Cara comunità di fedeli, c'è una parola che purtroppo pronunciamo troppo spesso e questa parola è impossibile. Quante volte ci siamo trovati di fronte a situazioni che sembravano senza via d'uscita? Quante volte abbiamo visto i nostri sogni e le nostre speranze infrangersi contro il muro dell'impossibilità? Troppe volte ci dimentichiamo che per Dio ogni cosa è possibile se rispecchia la sua volontà. Oggi vi racconteremo una storia di una mistica che prova ancora una volta questo e vi spiegheremo l'importanza che assume ogni martedì e l'urgenza con cui dovremmo mettere in pratica qualcosa proprio in questo giorno. Prima di iniziare, se ti interessano argomenti come questo, ti chiediamo di iscriverti al canale e di sostenerci con un mi piace al video. Ti preghiamo di accogliere questo nostro appello perché è un piccolo gesto che per questa comunità di fedeli può fare una grande differenza. La protagonista della storia è la beata Madre Maria Pierina De Micheli, appartenente alla Congregazione delle Figlie dell'Immacolata Concezione di Buenos Aires, ubicata a Roma, e che nel 1902, a soli 12 anni, baciò Gesù. Nel suo diario si legge: «Avevo 12 anni quando il Venerdì Santo attendevo nella mia parrocchia il mio turno di baciare il crocifisso, quando una voce distinta dice: "Nessuno mi dà un bacio d'amore in volto per riparare il bacio di Giuda?". Credetti nella mia innocenza di bimba che la voce fosse da tutti udita e provavo gran pena vedendo che si continuava il bacio alle piaghe e nessuno pensava a baciarlo in volto. Te lo do io, Gesù, il bacio d'amore. Abbi pazienza». E giunto il momento, gli stampai un forte bacio in volto, con tutto l'ardore del mio cuore. Ero felice, credendo che Gesù, ormai contento, non avrebbe più avuto quella pena. Nel primo venerdì di Quaresima del 1936, Gesù torna dalla beata Maria Pierina De Micheli dicendo: «Voglio che il mio volto, che riflette le intime pene del mio animo, il dolore e l'amore del mio cuore, sia più onorato. Chi mi contempla mi consola». 2 anni più tardi, mentre pregava davanti al Santissimo Sacramento, la Santissima Vergine Maria apparve alla mistica con uno scapolare formato da 2 pezzi di stoffa. Da un lato c'era il santo volto di Gesù e dall'altro c'era l'Eucaristia circondata dai raggi. Ascolta bene e riferisci tutto esattamente al Padre. Questo scapolare è un'arma di difesa, uno scudo di fortezza, un pegno d'amore e di misericordia che Gesù vuol dare al mondo in questi tempi di sensualità e di odio contro Dio e la Chiesa. Si tendono reti diaboliche per strappare la fede dai cuori. Il male dilaga. I veri apostoli sono pochi. È necessario un rimedio divino e questo rimedio è il santo volto di Gesù. Ringraziamo la Vergine Maria, sempre pronta a venire in nostro aiuto per indicarci la strada da percorrere. Scriviamo adesso nei commenti: grazie, Madre. La Santa Madre aggiunge 4 importanti promesse. Tutti quelli che indosseranno uno scapolare come questo e faranno, potendo, ogni martedì una visita al Santissimo Sacramento per riparare agli oltraggi che ricevette il suo santo volto durante la sua passione, e riceve ogni giorno nel sacramento eucaristico, verranno fortificati nella fede, pronti a difenderla e a superare tutte le difficoltà interne ed esterne. Di più, faranno una morte serena sotto lo sguardo amabile del mio divin figlio. Madre Pierina iniziò subito con fervore la devozione al volto santo di Gesù, ma ben presto si accorse che la diffusione degli scapolari era difficoltosa. Così le venne l'idea di coniare una medaglia. La Vergine Maria in un'apparizione approvò l'idea, mantenendo le promesse fatte per lo scapolare. Madre Pierina scrisse al fotografo della sindone, conservata a Torino, Giovanni Brunner, chiedendo il permesso di poter usare l'immagine, e lo ottenne. Nel 1939 Gesù le disse: «Desidero che il mio volto santo sia onorato particolarmente il martedì. Vedi come soffro, eppure da pochissimi sono compreso. Quanta ingratitudine anche da parte di quelli che dicono di amarmi. Ho dato il mio cuore come oggetto sensibile del mio grande amore per gli uomini e il mio volto lo do
come oggetto sensibile del mio dolore per i peccati degli uomini, e voglio sia onorato con una festa particolare il martedì di Quinquagesima, festa preceduta da una novena, in cui tutti i fedeli, uniti nella partecipazione al mio dolore con me, riparino. Nel 1940 la Beata Maria Pierina ottenne poi l'approvazione ecclesiastica della medaglia del volto santo. Questa medaglia reca da una parte il volto santo con la scritta «Illumina, Domine, vultum tuum super nos», «Illumina, Signore, il tuo volto su di noi», e al rovescio un'ostia con la scritta «Mane nobiscum, Domine», «Rimane con noi, Signore». Maria Pierina incaricò una ditta per la realizzazione delle medaglie, che le chiese 11.200 lire per l'incarico. La suora non si perse d'animo e pochi giorni prima della consegna trovò sul tavolino della sua camera una busta con precisamente 11.200 lire dentro. Le medaglie furono distribuite tutte gratuitamente e questo miracolo si ripeté più volte per altre ordinazioni. Ci troviamo in un momento di estrema difficoltà, in cui le quattro promesse fatte come risultato di questa devozione risultano essere fondamentali. Quindi questa devozione, oltre ad essere una buona pratica quaresimale, diventa importantissima ogni martedì di ogni settimana. Gesù non chiese solo a Suor Maria Pierina la devozione del suo volto santo, ma nel 1843 la chiese anche a Suor Marie de Saint-Pierre. Gesù le disse: «Il mio nome è da tutti bestemmiato. Gli stessi fanciulli bestemmiano e l'orribile peccato ferisce apertamente il mio cuore. Il peccatore con la bestemmia maledice Dio, lo sfida apertamente, annienta la redenzione, pronuncia da sé la propria condanna. La bestemmia è una freccia avvelenata che mi penetra nel cuore. Io ti darò una freccia d'oro per cicatrizzarmi la ferita del peccatore». La preghiera data per la riparazione, detta anche preghiera della freccia d'oro, è questa: «Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia sempre lodato, benedetto, amato, adorato e glorificato il Santissimo, il Sacratissimo, l'Adorabilissimo, l'Incomprensibile ed Inesprimibile nome di Dio in cielo, sulla terra e sottoterra, da tutte le creature di Dio, per il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, nel Santissimo Sacramento dell'Altare. Amen». E vogliamo fare insieme a voi anche la preghiera al Volto Santo. Entrambe vanno recitate ogni martedì. Volto santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell'amore e del martirio divino sofferto per l'umana redenzione, ti adoro e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le preghiere, le azioni e le sofferenze di questo giorno per espiare e riparare i peccati delle povere creature. Fa di me un tuo vero apostolo, che il tuo sguardo soave mi sia sempre presente e si illumini di misericordia nell'ora della mia morte. Amen. Abbiamo creato un post nella scheda della community con la preghiera della freccia d'oro e anche quella della devozione del volto santo da recitare ogni martedì. Trovate il link in descrizione a questo video. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo nel prossimo video.